Ciao amici e benvenuti nel Covo delle Meraviglie con Max in questo mio nuovo video. Se non lo hai fatto, dai, iscriviti al canale perché ne vedrai e ne sentirai delle belle. Niente, io sono un appassionato di musica, di fumetti, di cinema e ogni tanto voglio condividere con voi quello che acquisto e quello che recupero e quello che ho in casa. Bene, stamattina abbiamo una novità. È uscita ormai da qualche settimana, comunque l'ho preso stamattina in fumetteria, è La Storia del West, il numero 39, Le Città Silenti. Guardate questa bellissima copertina di Gino D'Antonio, straordinaria. E questo è proprio il classico, possiamo dire, paesaggio del West, la città silente, le città abbandonate, dove arriva il cowboy col cavallo, col vento, con la paglia che rotola, con la polvere, spettacolare, spettacolare. E poi queste bellissime facce di questi indiani. Vi ho detto numero 39 della Storia del West, questa edizione ricolorata, rimasterizzata in grande formato di questa epopea straordinaria creata appunto da Gino D'Antonio. In questo numero abbiamo ai disegni il mito, uno dei miti del disegno italiano, Renato Polese. Grande maestro, grande grande maestro. Bene, io non l'ho letto, ripeto, l'ho preso 10 minuti fa, lo sto sfogliando per la prima volta insieme a voi. Comunque, il miraggio dell'oro con questo articolo di Gino D'Antonio in seconda di copertina. Vediamo di leggere qualche nota insieme a voi. Allora, nel corso del XIX secolo, negli Stati Uniti una parte non piccola della popolazione conduceva una vita itinerante. Si trattava di individui che consumavano molti dei loro anni migliori a inseguire il sogno dell'oro, destinato, nella maggior parte dei casi, a tramutarsi in una cosciente delusione. La corsa dell'oro aveva avuto inizio nel 1849, quando in California migliaia di cercatori avevano preso d'assalto le pendici delle montagne rocciose. Gli accampamenti, formati per la maggior parte da tende, più raramente da rozze baracche, venivano spostati con grande frequenza ogni qualvolta si esauriva una vena aurifera e se ne scopriva un'altra. I cercatori erano quindi sempre in movimento e questo non permetteva loro di coltivare orti o allevare animali di cui nutrirsi. E questo faceva nascere anche queste famose città silenti, queste città abbandonate. E questa prima tavola di Renato Polese ci illustra alla grande le città silenti. Le città abbandonate. Che bello. Che bello. Vi faccio vedere alcune tavole, sicuramente di questa storia straordinaria. Anche i disegni, come ho ripetuto tante volte nei miei video, disegni e colori sono straordinari. Anche i colori, soprattutto sono tutte queste pastello, sembra tante volte anche un dipinto. E i colori sono di GFB Comics di Sesto San Giovanni. Faccio vedere. Una storia molto polverosa. La Storia del West. Epopea imprescindibile. Tante volte sento su dei video di altri youtuber appassionati come me di capolavori. Beh, devo dire che questo è un capolavoro, o meglio, questo è uno dei tanti capolavori che il fumetto italiano ha fatto uscire in 60-70 anni di storia, se non di più. Guardate, bello, bello veramente. Storia del West,
numero 39, Le città silenti, in edicola e in fumetteria, in libreria, a 6,90 €. Qui c'è molto, vedo la presenza di indiani. Vabbè, dai, vi invito a leggerlo come farò io in queste ore. Il prossimo numero in edicola dal 5 luglio, il numero 40, è Dog Soldier. E questa è sempre la straordinaria copertina di Gino D'Antonio. Storia del West, tutto a colori, Le città silenti. Il capolavoro di Gino D'Antonio. IF Edizioni in collaborazione con la Sergio Bonelli. Bene, che vi devo dire? Se il video vi è piaciuto, questo breve video di presentazione, ok, di novità, ok, mettete mi piace e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, potete anche attivare la campanellina per avere tutte le novità. Un grosso abbraccio da Massimo e al prossimo video, non mancate, che la forza sia con voi, ciao ciao!